Allora, bentornati a questo show che si chiama, come si chiama? Angolo di Bersa? Angolo di Bersanetti. Succo alla mela frizzante show? No, l'angolo di Bersa. Succo di mela frizzante angolare. L'angolo di Bersa. Sì. Dove praticamente vi parlerò della mia esperienza al Gamescom e delle cose che ho fatto. Andiamo per ordine. Stamattina? Sì, stamattina sono andato da Marvelous Entertainment e... che praticamente sono quelli dei ninja con le bocce che si rompono i vestiti. Sì, sì, ninja donne con le bocce. Io pensavo già di fare ninja con le bocce del pesce. No, ma no. Che si chiamano, che momento culturale, lo facciamo apparire in alto a destra in sovraimpressione, le donne ninja sono le kunoichi. Quindi ora lo sapete. E praticamente è un gioco dove le kunoichi combattono. Chi? Le kunoichi. Ninja donne combattono. E praticamente quando si colpiscono troppe volte gli scoppiano i vestiti e rimangono. Gioco di merda. Sono andato io a farlo, ci tenevo io a farlo perché sapevo di che cosa si parlava. Calma, c'è un vlog su questo? E non ho potuto riprendere però. Allora niente, ok, prossimo servizio. Prossimo, siccome sono arrivato un'ora in anticipo, ho detto posso provare i giochi? Sì, allora avevo un'ora dove non c'avevo niente da fare. A chi lo hai chiesto? A nessuno. Senti, hai guardato, posso provare? Sì, grazie. Sì. Allora, avevo questa cosa da fare, ho finito per tempo, sono stato lì anche poco, 50 minuti. Sì, sono stato lì 50 minuti a provare tre giochi e a fare un po' di domande al tizio. Che era giapponese? Chi è questo tizio? È community manager di... Ma non possono essere tutti community manager, pensa cazzo! Cioè, tu non c'hai il pizzaiolo, c'hai il community manager dell'acqua e della farina a casa. Community dell'acqua e della farina. Allora, mi ha fatto provare i giochi, sembrava avere accesso a questi giochi, quindi sembrava uno che la sapeva. Allora, dopo aver provato i giochi, mi sono fatto dare poi la carta d'identità, la tesserino, quello per contattarlo. Mi ha dato il tesserino per contattarlo, la carta di identità. Dai, non mi fate confondere. Il biglietto da visita. E praticamente l'ho contato e mi fa avere poi il gioco dei ninja che gli scoppiano i vestiti. Non c'è il blog. Cosa hai fatto tutto il giorno con la videocamera? Dopo l'ho fatto. Dopo mi ha raggiunto Roberto e ha detto: ascolta, fatti un po' i selfie video mentre vai in giro. Ho detto vabbè, allora ho iniziato. Però era il caso di far vedere anche quello lì dei vestiti che scoppiano, che era molto importante. Vabbè, che arriva per PlayStation 4 e PS Vita nel 2016, entro marzo 2016. Grazie. E non possiamo aspettare. Producer chi è? Marvelous Entertainment. Pensavo Tecmo Koei. No, non è Tecmo Koei. Tecmo Koei ho chiuso per ora. Dopo, siccome avevo un'ora da non fare niente... Ma perché lui oggi non ha fatto la prima? Ma perché non lavora in questo team? Ah, è perché ho fatto prima. La prima cosa! Avevo l'appuntamento alle 10. Con chi? Con Marvelous Entertainment. Ho preso l'appuntamento per vedere i ninja con le bocce. Ma quello è Marvelous Entertainment. Era quello lì, era alle 10, ma io alle 9 ero già in giro. Allora ho detto, lo faccio adesso. L'ho fatto adesso e dicono... Non c'è nessuno, vuoi provare i ninja con le tette? Sì, le voglio provare adesso. Ma questa è già cominciata, pensa, passa il pomeriggio. Vi dovevo dire cosa ho fatto in quell'ora. Allora, ho provato la realtà virtuale di cartone. Oh, di cartone. Sì, di cartone in tutti i sensi. Si chiama LSD. No, ma di cartone intendo il materiale cartone. Sono questa cosa, sta scatolina di portafazzoletti con due cose. Sembra il Google Cardboard, molto probabilmente. Esatto, no, non era Google, ma era uguale. Con due lenti e mi ha fatto vedere, guarda la realtà virtuale, ci metti un cellularone da 18 po'. È un servizio? No. Hai fatto il video? No, non l'ho fatto. E non avevo ancora il via di Roberto. La videocamera c'erano 5-6 video. Di cosa li lanci? Allora, praticamente lì, dopo mi sembra, adesso non mi ricordo l'ordine cronologico, non mi ricordo neanche cosa ho mangiato stamattina, figurati se mi... Te Bersa, hai due giorni che non mangi. È vero. Vabbè, dettagli. E praticamente, allora, sono andato a fare quello, ho detto sì, grazie, gli occhiali di cartone molto belli. E già che ero lì ho provato un indie game, si chiama Party Hard. Praticamente è tutto fatto in grafica pixelosa. Guardandolo per più di un minuto ho capito che dobbiamo fare fuori tutti a turno. E gli ho detto, ma non sarebbe una bella idea fare un gioco basato
basato su, su quelli che si ubriacano alle feste e buttarli nel pattume. Lui mi ha detto no, in realtà no, lui mi ha detto no, in realtà il gioco è che bisogna farli fuori tutti senza che se ne accorga. Ah, va bene, però è bella anche questa idea allora. Idea persa, si chiamano 20 anni di galera, non una bella idea. E poi sono io quello con dei problemi. Ah beh, dopo sono andato qui vicino, qui Parravicini con Vicini. 12.000 metri di fiera qui vicino. La Cina è più vicina. Sono andato a prendere un po' di succo alla mela frizzante che si chiamava Lift, però io ma grazie. Che io pensavo in realtà fosse semplicemente, devo spiegarlo dopo. Pensavo fosse succo di mela, invece no, era succo di mela frizzante. Attenzione, lanciamo il servizio. Ciao gente di Readbot, siamo ancora qui a Gamescom in quel di Colonia. È il momento dei beveraggi. Succo di mela angolare, volevo raccontarvi il mio disagio, perché praticamente ho preso questo succo di mela, ho detto vado sul sicuro, mi piace il succo di mela, l'ho assaggiato e frizzante. Un po' come quello che prendevo al Lido degli Estensili quando ero piccolo, che era il tè alla pesca frizzante della Despar. Sono tutte amiche del club fan di Andrea Bersanetti. Ok, no, non parlano giapponese, quindi non posso comunicare. No. Io tempo libero perché lo ottimizzo. Allora ho chiesto al buon Federico, ho detto dove compro i giochi? E lui mi ha detto al 10.1, sono andato, è tutta la giornata che vado al 10.1 avanti e indietro, fa no ma devo fare delle cose qua, e guardavo e c'era sempre il negozio chiuso. Poi ho scoperto che era al 5.1. Al 5.1 ci sono solo negozi e ho comprato questo. E questo è Fluttershy, perché io su Facebook sono Andrea Fluttershy e questo è un Fluttershy. Spiega cos'è un Fluttershy. È un pony, il mio pony preferito. E non è per trollare, è vero. Scolina questo. Forse era meglio se trollavi. No, vabbè. Sono veramente un maniaco. Lanciamo il video di spiegazioni su questa cosa dei maniaci, perché ci sono stati dei dubbi sulla questione, vero? Sì, verrà pubblicato, mi confermano dalla regia. Dammi il servizio, guarda in camera. Lancia il servizio. Tipo Emilio Fede. Sto guardando. Però devi lanciare il servizio. Lancia. Ah, è come se andasse in onda adesso, anche se l'abbiamo fatto prima, capito? Ok, allora andrà improvvisamente in onda, io non farò in tempo a finire la frase. Aspetta che mi viene un rutto. No, niente, è passato. E volevo dire che è appena passata una ragazza che è andata in bagno e mi ha guardato malissimo per la pupazza e non capisco. Dicevo, la pupazza qua di My Little Pony, forse pensano che sembro un maniaco, ma non è che sembro, sono. Quindi, magari dopo quando esce glielo spieghiamo. Insomma, adesso aspetta che passa un'altra, vediamo se mi guarda male anche questa o no. No, mi ha guardato male solo perché parlavo, quindi facciamo dei progressi. È andato in onda. E niente, ho voluto fare questo esperimento sociale, ma non gliene poteva fregare nessuno. No, non gliene poteva fregare niente di meno a nessuno. Anzi, forse ero uno di quelli più normali, visto che visto come va vestita certa gente, forse ero uno dei più normali. Poi niente, ho trovato anche una signorina, l'ho salutata, gli ho fatto vedere il pony e l'ho salutata. Gli ho fatto vedere il pony e l'ho salutato. Si esce il pony così da nulla. C'era sempre buon Federico mentre andavamo a prendere il succo di mela frizzante. Ma no, il pony! Il succo di mela frizzante mi ha obbligato a fare una foto, che per lui sono giapponesi, in realtà sono ragazze cinesi, mi ha obbligato a fare una foto e vabbè, questi sono i sacrifici che bisogna fare e niente. Secondo me pare che probabilmente il Bersa abbia una regia nella sua testa di Michael Bay. Nel tempo libero sono andato allo stand di Electronic Arts, ho detto ah sì, adesso a bomba provo Need for Speed. No, gli ho detto sì, ma io sono della stampa, è lo stesso. Quindi niente, non ho potuto provare niente. Ho fatto qualche ripresa al cartellone di Messi, è il massimo che ho fatto. Ma io sono della stampa. No, guarda cosa aveva Giulio. Il saltafila di Need for Speed. E salta. L'ho saltata. Sarà, non è la fila per la stampa? No. Salti tutta la fila qua. Vabbè, allora un'altra volta lo proverò. Allora un'altra volta lo proverò. Quando esce il gioco lo proverai, perché farai la recensione. Grazie, devo aspettare che esca. Ce l'ho a 20 metri, sono più stronzo io che devo aspettare che esca. Non ho mica capito.
Ho provato anche Crossout, che c'è una news corposa slash focus. No, e conta come focus, mi sembra. L'ho provato, ci ho messo una vita a arrivare, ma poi va bene. Hai altri servizi da lanciare? Ah, niente, riprendevo così un po' a caso la grandezza di EA a questa conferenza, proprio nel vero senso del termine, che aveva padiglioni alti 160 metri. Niente, le file che c'erano da Electronic Arts, che appunto erano pari a quelle del Catoon a fine luglio a Mirabilandia. Che non è possibile che per provare una demo di un gioco c'è tutta sta fila. È vero. Ve lo devo provare io. Lo devo provare io, sta gente può tornare anche domani. Ecco. Ah sì, giusto, Blizzard hanno annunciato la nuova espansione World of Warcraft e non me ne può fregare di meno. E poi non è che fuori fuoco, vabbè, non si vede. Vabbè. Allora, niente, siamo andati, io e Andrea... Dammi flash... Sì, no, non me lo... Dammi anche il berry fine e continua. Non me lo strupare. Allora, niente, siamo andati io e il buon non boss Andrea Ricci a dire, adesso noi siamo della stampa, entriamo di brutto, ce la fanno vedere. Ho detto, per me è una roba in piedi, ma vabbè, durerà 10 minuti. Allora, intanto è durata 1 ora e 20 minuti circa, e me la sono dovuta vedere tutto. Me la sono dovuta vedere tutta. E me lo state struppando? No, non fatemi il buco dietro, per favore. No, il buco dietro. Allora, niente, siamo andati là. Grazie. Che si è? Allora, siamo andati là e ho detto no, perché ci sono già i fan. Veramente non c'è posto. Poi ci siamo visti la conferenza in streaming, c'era posto anche per parcheggiare le macchine di Forza 6. Però vabbè, allora ce la siamo visti in streaming, con lo streaming che continuava a saltare. No, sì, perché... Eravamo a 30 metri, cioè ci pensi... Sì, continuava a saltare, hanno detto, nuova espansione, ci sarà almeno una o due razze nuove. No, come al solito, una classe nuova ve la fate anche bastare. Persa, se non hai altri servizi da lanciare, credo che... Puoi salutare i nostri telespettatori. Sta arrivando la security. No, vabbè, allora salutiamo... salutiamo gli amici di readball.com. No, non sto guardando fuori camera, ma fate finta che mi stia continuando. Appuntamento domani, giusto. Ah, giusto che ci siamo anche dai, domani. Allora, il primo che lo scrive dice una tua foto con nudo, il buco del... Allora, due hashtag devo lanciare oggi. Hashtag salvate Fluttershy e hashtag Precure Musu si farà. E niente, salutiamo tutti gli amici di readball.com, ci vediamo domani con succo di mela frizzante angolare e niente, perché noi saremo ancora qua e domani devo provare Naruto e andare da Bandai Namco a chiedere se fanno il gioco delle Pretty Cure. Ah, siamo a posto allora. E che ne so io?